E mentre i Wildermiss ci regalano questa perla, io vi racconto un po' che cos'è questo titolo di questa puntata, perché questa settimana, dove veramente sono successe tantissime cose e anche tante notizie, ed è per questo che ci tengo molto affinché questa puntata diventi veramente uno spunto di riflessione per tante cose. Leggevo su Forbes, la nota rivista scientifica, di un effetto che è tipico della psiche umana, che si chiama bandwagon effect, effetto carrozzone. Gli psicologi lo indicano letteralmente come un errore cognitivo e indica la propensione ad adottare un determinato comportamento, stile o atteggiamento semplicemente perché lo fanno tutti gli altri. Vi suona familiare questa cosa? A me tantissimo. Soprattutto dal punto di vista musicale, perché devo dire che sempre di più ci ritroviamo ad avere a che fare con un processo di omologazione molto molto forte sotto tutti gli aspetti. Ed è bello perché questo articolo, perché dice che innanzitutto questo effetto, questo bandwagon effect, il primo ambito in cui si applica è quello, viene anche facile pensarlo, della politica, quindi dal punto di vista elettorale l'omologazione è molto forte. Ma ci sono anche tantissimi altri campi di applicazione, come per esempio nel campo della finanza comportamentale, roba da far venire i brividi solo a nominarla. L'effetto bandwagon rientra tra i bias cognitivi, cioè appunto, come vi dicevo, gli errori comportamentali, che sono in grado di condizionare il comportamento degli investitori, ed è connesso principalmente all'esplosione delle bolle speculative. Ma va? Ciò accade ad esempio quando un gran numero di investitori professionisti comincia a concentrare investimenti su un singolo titolo al fine di ottenere un buon margine di profitto nel breve termine. Forte sta cosa qua. Ma leggiamo quello che segue. Il successo istantaneo del titolo genera un circolo vizioso di investimenti emotivi operati da investitori non professionisti che finiscono col gonfiare il suo effettivo valore provocando l'esplosione della bolla. Quindi, se tutti ci omologhiamo, far scoppiare una bolla in qualsiasi ambito è un attimo. Ma attenzione, perché riguardo alle influenze invece sulle preferenze dei consumatori, quindi nel modo in cui acquistiamo, per esempio, l'effetto bandwagon si configura come una strategia di manipolazione atta a condizionare le scelte dei clienti indecisi che quasi sempre vireranno in favore dell'opzione più comunemente scelta in quanto ritenuta più affidabile. Infatti, lo dice anche l'articolo, pensiamo a quante volte ad esempio acquistiamo un articolo su Amazon oppure andiamo a visitare un ristorante o un'attività o un hotel perché sulle varie applicazioni di condivisione c'è scritto più popolare o più il più venduto. Questa è una cosa che fa riflettere. Quante volte le recensioni negative dei clienti ci inducono ad evitare un albergo o un ristorante, appunto, vedi, senza troppi ripensamenti. Quindi, in sostanza, l'effetto carrozzone può essere considerato quindi come una scorciatoia che il nostro cervello intraprende per risparmiare energia, perché siamo naturalmente portati all'omologazione, e quando finiamo per smarrirci nella mole di informazioni a nostra disposizione, ritrovare stabilità occupando il nostro posto nel gregge è una sensazione piuttosto confortante. Il problema è che adeguarsi all'opinione dei più non è sempre la soluzione migliore, anche perché, per dirla con Biante, i più sono cattivi. Vi ricordate che la settimana scorsa, proprio parlando delle nuove modalità con le quali gli artisti di Spotify verranno retribuiti, vi dicevo che probabilmente dietro questa manovra c'era l'intervento delle case discografiche, delle cosiddette major? Era una supposizione, ma in effetti non era poi basata su idee totalmente sbagliate, e lo conferma una notizia che è arrivata in settimana, perché Warner Music firma un accordo con Deezer per passare al sistema di retribuzione degli artisti, cosiddetto artista-centrico. Artist-centric in inglese.
che poi fondamentalmente è lo stesso che adotterà Spotify. Perché è importante questa notizia? Perché già a ottobre la piattaforma musicale di streaming di Deezer aveva siglato un accordo con la Universal Music, la UMG, che dava inizio proprio a questo processo, a questo modo nuovo di retribuire gli artisti. Bene, a questo carrozzone si è unita anche la Warner Music, che a partire dal prossimo mese, solo in Francia per il momento, retribuirà gli artisti con il nuovo modello di ascolto. In cosa consiste fondamentalmente il modello artista-centrico? Prima, in base agli ascolti che tu facevi, ricevevi una porzione di dollaro o di euro, quello che è come retribuzione. Adesso la soglia si è alzata e quindi questo nuovo modello permette agli artisti delle big di guadagnare molto di più. E la cosa fa contrasto rispetto al modello che sta adottando SoundCloud, che è molto diverso. SoundCloud, ad esempio, utilizza il modello fan-powered, cioè le royalty fan-powered. Ciò significa che il vecchio modello prendeva tutti i soldi e li buttava all'interno di un contenitore, di una cesta piena di soldi, e poi li divideva a seconda degli stream totali. Adesso, per esempio, SoundCloud che cosa fa? Utilizza i dividendi basandosi sul tempo di ascolto che un fan passa sul profilo e sulla musica di un artista emergente. Quindi c'è proprio una differenziazione del modello di business. Secondo me stanno letteralmente spingendo gli artisti più piccoli, gli emergenti e gli indipendenti ad andare sulla piattaforma di SoundCloud proprio per incentivare questo modello di business che loro chiamano fan-powered. Cioè la band emergente cresce se crescono i suoi fan, se più persone passano tempo ad ascoltare quelle canzoni, mentre invece il modello artista-centrico che utilizzeranno Deezer, Spotify e secondo me arriveranno anche altri, utilizza un metodo un po' più mirato a far crescere gli interessi delle major. Secondo me non è proprio sbagliato per certi versi, anche perché faceva sapere uno dei capoccia di Deezer, non può esistere, diceva, che lo stream di Ed Sheeran valga esattamente quanto, e questo effettivamente è vero, lo stream di un qualsiasi utente che carica un'ora di aspirapolvere, di rumore bianco di aspirapolvere, o un'ora di pioggia che piove sul tetto di casa nostra. Questa cosa la trovo giusta per certi versi, però il rovescio della medaglia è che continueremo ad ascoltare sempre più musica proveniente dall'only stream, cosa che qui invece su River of Sound non facciamo, perché ci andiamo ad ascoltare questa Forever in Sunset. La puntata di Skip or Go di venerdì mi ha portato a diverse riflessioni, soprattutto quando abbiamo visto la grande scelta della New Music Friday, che conteneva 5 singoli tratti dal nuovo album di Sfera Ebbasta. E poi la notizia del giorno dopo era album di Sfera Ebbasta come fra i più seguiti della settimana, del lancio. Io ho rimasto basito perché, insomma, voglio dire, grazie al cavolo, se mi spari 5 singoli nel New Music Friday è anche ovvio che le possibilità di ascolto siano maggiori rispetto a uno che invece ha un singoletto così lasciato, buttato lì nel New Music Friday. Allora ho trovato una bellissima riflessione di un professore universitario che si chiama Christophe Clavet, tratto dall'opera, ve la leggo in italiano perché lui è svizzero naturalizzato italiano, ma insomma, abbassamento del quoziente intellettivo, impoverimento del linguaggio e rovina del pensiero. Ecco, questa potrebbe essere la traduzione.
E questo Christophe Clavé dice una cosa molto interessante, perché parte da uno studio che ha condotto lui stesso, che dice che il quoziente intellettivo medio della popolazione mondiale sta diminuendo nell'ultimo ventennio e che memoria e capacità di apprendimento sono le più colpite. Una delle cause è l'impoverimento del linguaggio, che non è tuttavia l'unica causa principale, e poi dice che diversi studi stanno dimostrando la correlazione tra la diminuzione della conoscenza lessicale, quindi della conoscenza proprio delle parole, quindi l'impoverimento anche della lingua, e la capacità di elaborare e formulare un pensiero complesso. E la cosa mi è venuta in mente perché quando ascoltavamo appunto i brani non solo di Sfera ma anche di altri artisti, dicevamo tutti, e scrivevate anche voi in chat, cazzo, ma questa roba è veramente età della pietra, clava, anche il modo di esprimersi, proprio quasi gutturale, cioè è un ritorno scimmiesco veramente preoccupante. Ma tolto quello, senza fare i soliti lamentosi, lasciamo parlare chi studia appunto queste cose. La graduale scomparsa dei tempi, dice questo Christophe Clavé, quindi congiuntivo imperfetto, le forme composte del futuro, ma anche il participio passato, dà luogo a un pensiero quasi sempre al presente, limitato al momento. E se è limitato al momento, che significa? Che è incapace di proiezioni nel tempo. Quindi non solo nel futuro, ma anche e soprattutto nel passato, dal quale si può prendere il meglio. Io non sono, lo sapete, un nostalgico, ma sono di quelli che dice: ragazzi, il passato non va dimenticato. Bisogna prendere il meglio, gli insegnamenti e portarceli nel futuro. Invece qua, da una parte hai i nostalgici che sono fermi lì, non hanno una minima evoluzione, e dall'altra hai una generazione che arranca a proiettarsi nel futuro perché parla e si esprime come le scimmie. Meno parole e meno verbi coniugati, meno capacità di ricordare e memorizzare il passato, implicano meno capacità di esprimere poi le emozioni e quindi meno possibilità di elaborare un pensiero. E qui attenzione, perché viene il bello e anche il riferimento all'attualità. Dice ancora Clavé: gli studi hanno dimostrato come parte della violenza nella sfera pubblica e privata derivi direttamente dall'incapacità di descrivere le proprie emozioni attraverso le parole. Quando ti mancano le parole per spiegarti e per avere ragione, capita di ricorrere alla violenza fisica. Ed è qui che la cronaca degli ultimissimi giorni ci porta in quella direzione. Non è soltanto un fatto di chi fa cosa, è anche un fatto di come ci stiamo evolvendo e del fatto che le parole e le emozioni non sappiamo più dove stiano di casa. Ovviamente, ragazzi, anche voi in chat fatemi sapere che ne pensate di queste riflessioni, se voi avete un riscontro anche nel quotidiano. Io personalmente, che utilizzo la musica come mio maggior mezzo di espressione, trovo che poi ci sia una correlazione in tutti gli aspetti e in tutte le sfere della vita. Continua Clavé: non esistono pensieri, ma non esistono soprattutto pensieri critici, e se non c'è pensiero non ci sono parole. Il pensiero critico che manca è anche la mancanza di gusto, che è quella che io cerco di mettere sempre in ballo nelle trasmissioni, nella scelta delle playlist e anche e soprattutto nel coinvolgimento delle persone che mi affiancano in questa operazione di River of Sound, come il buon Ariel che tra poco ascolteremo. Qui c'è poi un finalino mica da ridere, perché il nostro Clavé dice: coloro che affermano la necessità di semplificare l'ortografia, sfrondare la lingua dei suoi difetti, abolire i generi, i tempi, le sfumature, sono i veri artefici dell'impoverimento della mente umana. Eh sì, tanta bella musica, tante belle cose da ascoltare, ma soprattutto un momento molto importante, che è quello con il nostro Ariel Bertoldo e il suo magnifico, veramente magnifico editoriale, dove andiamo a riflettere anche sul mondo della musica e ci domandiamo: ma quali sono i nostri anticorpi? Chi sono i partigiani della nostra musica italiana che ci difendono dall'only stream, dalla monnezza che ogni venerdì siamo costretti ad ascoltare su Skip or Go? Ce ne parla proprio Ariel, sentiamolo. Poche settimane fa vi abbiamo raccontato dell'only stream, di questa situazione, tendenza generale,
che fa sì che ci si ritrovi oggi in Italia ad ascoltatori seduti a una tavola musicale imbandita di pochissime pietanze sonore, un po' tutte uguali per impiattamento, gusto o contenuti calorici. Ebbene, proprio ieri abbiamo accolto con un sospiro di sollievo, purtroppo solo effimero, ma ci arriviamo, il nuovo album di studio del cantautore siciliano Marco Castello, intitolato Pezzi della Sera. 10 brani per meno di 40 minuti e dunque dono della sintesi per un discorso musicale certamente molto elegante e raffinato, orecchiabile, ponte d'incontro fra linguaggi compatibili come un certo funky jazz minimalista e la miglior canzone d'autore italiana a far da nobile musa ispiratrice. Al netto della vocalità esuberante, della frizzante spontaneità dei testi e della giovane età del siracusano, appena 30 anni, ecco, sul piano del sound, della produzione, degli arrangiamenti, arriva la spiegazione del nostro sospiro di sollievo solo apparente, dunque un po' effimero. Già, perché al netto dell'originalità, quantomeno se messa al confronto al flusso Only Stream che tutto omologa e che domina il panorama generale nostrano, a uno sguardo più attento, più consapevole, più smaliziato, tra le pieghe di questo secondo album di studio non facciamo che ritrovare, quasi a ogni angolo, il fantasma troppo ingombrante, francamente, del solito eterno Lucio Battisti fine anni 70, così come di altri, forse meno evidenti o dimenticati, paladini della nostra canzone come Alan Sorrenti o Enzo Carella. Come sempre. E dispiace, francamente, constatare con quanta dipendenza ancora oggi si omaggi o altrove si ricalchi con tanto di gesso discorsi musicali già ampiamente fatti nell'arco di decenni, al limite ormai della prevedibilità. E questo ci era già capitato al cospetto del nuovo album della premiata ditta Colapesce di Martino, per esempio, A anche voglia. questo uscito nelle ultime settimane. Pure qui, se da un lato con piacere evidenziamo una volta ancora la felice perizia tecnica esecutiva, l'ispirazione dei testi, la piacevolezza melodica delle loro canzoni. D'altro canto, non possiamo fare a meno di sbadigliare, e forte, di fronte all'enorme debito stilistico di influenze che i due cantautori neoquarantenni hanno rispetto a giganti del calibro di Franco Battiato o del nuovo rock, indie angloamericano. Magari. E con un po' di scoramento, quindi, immaginiamo quanto la poca esperienza di ascolti di un certo pubblico nazional popolare, sanremese, nel caso di Colapesce di Martino, possa premiare quelle sonorità, quegli arrangiamenti, quel sound, percependoli come sorprendentemente nuovi, freschi, inediti, originali, quando al contrario, spiace dirlo, spesso e volentieri rasentano il calco stilistico ai danni di certi fuori classe autentici del cantautorato italiano del Sei troppo Novecento. buono. Va detto, a loro discolpa e come indirizzo generale, che l'originalità non può, anzi non deve essere il solo unico criterio di giudizio di un'opera d'arte. C'è anche tanto altro, se e quando capita. Certo è che se questi sono i nostri partigiani di resistenza al flusso dell'onestream, l'avanguardia di nuove strade da contrapporre al senso unico, beh, c'è poco da stare allegri. Ariel, Proprio un santo, veramente. Dovrebbero farti una statua per queste parole. Ci mancano gli anticorpi, non abbiamo abbastanza anticorpi per arginare, almeno in Italia, il flusso Only Stream e anche noi dobbiamo in qualche modo rifugiarci in corner, come si dice in ambito sportivo. Pubblicando principalmente artisti stranieri, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, perché poi di fatto dal nostro paese di veramente originale non arriva nulla se non, appunto, lui ha parlato di Colapesce di Martino, ma anche l'ultimo album di Calcutta è l'ennesima, ricalcata del genere. Tanto tanto amato da un certo indie italiano che è quello del Battisti fine anni 70, primi anni 80.